Cari amici vicini e lontani, io vi saluto, come diceva il famoso Nunzio Filogabo. Allora, c'è un argomento che abbiamo appena marginalmente nominato, ma che finalmente interessa tutte le classi sociali e tutti i media più o meno sociali, i media di regime, i media di Stato, i media dell'intelligenza artificiale, i gestiti dall'intelligenza artificiale o meno, i media dei network, dei social network, ed è la rivolta degli agricoltori. Allora io vorrei mettere in chiaro bene una questione. Tutto questo è un'alea variopinta, tendenzialmente tirata da una parte o dall'altra a secondo della necessità da parte degli operatori del sistema, degli operatori intendo dire degli agricoltori, delle varie fazioni degli agricoltori, del ministro dell'agricoltura, dei giornalisti che parlano di quello che non sanno e non capiscono un cazzo, e quindi vorrei mettere i paletti, perché così si capisce, perché se no parliamo della rivolta degli agricoltori, che cazzo, io non ho sentito una sola parola di che cosa vogliono gli agricoltori. Allora mettiamo bene in chiaro, allora gli agricoltori si dividono in due fasce intanto. Quelle che vogliono mantenere i privilegi accordati della Comunità Europea, che vogliono far produrre invece che 30 quintali di grano per ettaro, i 90, i 100 quintali, utilizzando qualunque strumento, dal diserbante, il glifosato, i chimici, eccetera. E quindi una fascia ben precisa. E fanno parte anche loro dei rivoltosi. L'altra parte invece è un po' diversa, perché vogliono un equilibrio fra coltivazioni, il maggese, il turnover dei tre campi, quelli che si usano in agricoltura. Quella era l'agricoltura tradizionale dall'epoca vittoriana, perché furono scoperti in Inghilterra la rotazione dei tre campi, no? Beh, la facevano anche le antiche Roma. Sì, però è stata codificata dagli agrimensori, dagli studiosi di agricoltura nel fine 600, inizio 700. È stato codificato perché lì è nata la scienza. Adams era un agricoltore. Sì, ma comunque perché lì è nata la scienza, quindi gli scienziati si sono esercitati sulle cose che erano all'ordine del giorno. Fammi andare avanti, se no non si capisce. Allora, quindi abbiamo detto la prima parte è quella gentaglia là. L'altra parte invece sono quelli che dicono torniamo a un'agricoltura sostenibile davvero, cioè quella più o meno fatta come facevano i nostri nonni, i nostri bisnonni, cioè con l'aratro, col vomere portato a mano, no, ma con i trattori, ma non con la chimica, o quantomeno con la chimica buona, perché per esempio la concimazione dei campi si può fare attraverso il lombrico rosso, no? Certo. Si mette l'umbricus, il lombrico rosso della California, si mette lì, si lascia stare due anni dentro quel terreno e quel lombrico con gli escrementi, un po' come il lombrico della da non confondere con lubricus. Sì. No, il lombrico quello che si usa nello yogurt. Certo. Lo yogurt greco è fatto dal lombrico greco. Lombrico mongolo, no? Quello che viene da... Non il bulgaricus. No, il lombrico mongolo, che adesso è uscito una marca, adesso non mi ricordo più, che è fatto in Cina, mi sembra, o in Giappone. Sì, in Cina. Ed è quindi anche... siamo ritornati ad avere anche quel tipo di lombrico. Perché la Cina è vicina. Sì. Allora, ci sono tanti sistemi, anche a livello... ecologico, quindi si può utilizzare il territorio, il terreno senza farlo diventare arido, disertificandolo e così via, un'agricoltura rispettosa dell'ambiente e che rispettosa tendenzialmente anche dell'uomo, perché non apportando squilibri nell'arco degli anni, il terreno mantiene la propria qualità, integrità, la sua integrità, e quindi a questo livello, a questo titolo sta operando invece quest'altra fazione, e quindi anche quella è già una fazione, ma non è neppure quella risolutiva, perché il problema grosso della situazione attuale è sempre finanziario, sempre soltanto finanziario. Quando noi abbiamo fatto a proposito, c'è ancora il processo in corso da noi intentato
a Vibo Valentia c'è ancora in corso, non è decaduto, quindi ricordiamoci sempre che noi abbiamo denunciato la Banca Centrale Europea, la Banca d'Italia e le banche commerciali italiane con 17 querele nell'arco degli anni, 17, una diversa dall'altra, sono circa 300 pagine di querele e circa altre 150 di documenti, cioè circa mezzo migliaio di pagine, cioè è una cosa alta così. Cioè, una volta quando ci convocarono quelli della Guardia di Finanza, lo ricordi? No, quelli della Guardia di Finanza non me li ricordo. C'era pure cosa, l'amico nostro Cerchiara. Ricordi? Siamo andati a Tor Sapienza lì dentro. Siamo andati a Tor Sapienza, sì. Siamo andati adesso sì. Lì dalle 10 fino alle 4 del mattino, pomeriggio, ricordi? Sì, adesso sì. Lì abbiamo fatto il nostro dovere di cittadini, abbiamo denunciato. Perché? Perché ci siamo resi conto che tutto il malessere sociale di qualunque campo che si possa indagare, che si possa andare a ricercare come malato, non funzionale, dipende semplicemente e soltanto dalla funzione monetaria, funzione finanziaria o monetaria. Quindi per tornare a noi, agli agricoltori, che cosa bisogna dire? Bisogna dire che gli agricoltori sono una vittima tra le tante di questo campo, e quindi parliamo sia di consumatori che di agricoltori, che sono le due interfacce che andrebbero messe a contatto diretto consumatori con gli agricoltori, come era una volta fino a 50 anni fa. Se tu volevi verdure le dovevi andare a comprare dal contadino, se tu volevi il pollo lo dovevi andare a comprare dal contadino e così via, no? Quindi poi c'era qualche supermercato, qualche negozio che già li aveva, ma se aveva una cosa non aveva l'altra, se volevi trovare tutto dovevi andare dal contadino. Allora il discorso è questo, che il contadino è stato è stato distaccato, dal consumatore cittadino e si è messo in mezzo l'intermediario, che può essere il mediatore, può essere il grossista, può essere la catena dei supermercati e così soprattutto via. Soprattutto la catena dei supermercati. Adesso è entrata un'altra cosa, perché io ho visto una trasmissione qualche giorno fa in cui facevano vedere come buona parte dei terreni, soprattutto in Puglia, sono stati acquisiti con un diritto inventato e ci hanno messo le antenne delle pale eoliche, che sono delle cose incredibilmente alte, no? 40 metri. Oppure i pannelli solari, e un contadino faceva vedere: questo è il mio terreno, è pieno di pannelli solari, me l'hanno portato via perché per diritto di interesse comune io non posso più produrre quello che producevo prima. Certo. Queste sono cose molto importanti. Certo. Con la scusa della modernità. Ma quando cosa vai a riempire un intero potere? Le operazioni che stanno facendo sempre le grandi finanze internazionali è, da una parte, l'obbligo che c'è stato per 2 anni della vaccinazione, quindi la mortalità altissima di questi ultimi 2 o 3 anni, da una parte, che ha duplicato la mortalità, dall'altra la messa in debito. Tra l'altro c'è il ministro degli esteri che mi pare che abbia avuto un infarto stanotte. Non lo sapevo, vabbè, fammi finire. Ministro delle armi, ministro dell'esercito, quello con quell'uomo alto, vabbè, grosso. Vabbè, non ce ne frega niente. No, vabbè, può darsi che abbia... Si è fatto vaccinare e gli è venuto un infarto. Dall'altra parte, appunto, la compressione dei diritti dei cittadini, la magistratura che non funziona quasi più, dall'altra ancora, quindi siamo già a due termini, dall'altra ancora la messa sotto scacco finanziario della piccola e media proprietà terriera e anche immobiliare, mettiamoci anche quello,
Per cui tutti quelli che hanno preso prestiti dalle banche oramai non riescono più a restituirli grazie a causa della crisi economica indotta che c'è, perché è indotta, ricordiamocelo sempre anche questo, quindi qua già siamo a 4 o 5 elementi. L'altro elemento più importante è quella della demonetizzazione della società economica finanziaria, diciamo quella che produce, quindi non c'è più reddito, non c'è più credito, non c'è più finanziamento e quindi di nuovo un ritorno ulteriore di crisi economica. Quindi quando oggi, e potrei seguitare ancora per tantissimi altri aspetti, cioè la carenza di denaro porta con sé anche la carenza di spendita, di riuscire a gestire monetariamente la necessità di biologiche da parte del cittadino, ma anche delle imprese ed anche dei terreni, perché il terreno rimane incolto se tu non hai i soldi per seminarlo o non hai i soldi per ararlo. Quindi, oppure se c'hai i soldi per seminarlo, per ararlo, ma poi non c'hai nessuno che ti compra gli arance che buttano per terra dappertutto. E questa storia va avanti da decenni. Non so se ti ricordi il fatto, quando nel 2010 fondammo Rete dei Cittadini per le elezioni regionali del Lazio, sì. Uno degli spunti che io avevo dato insieme a Angela sì, Calvaruso, che eravamo andati a Fondi per quelle sue case che ci aveva lì, sì, vicino a Fondi, avevamo trovato che i contadini, parliamo del 2010, cioè parliamo di quasi 15 anni fa, i contadini, abbiamo riscontrato andando giù verso gennaio-febbraio, sì, che i contadini preferivano far cadere le arance, ma qualche arancia, tonnellate e tonnellate di arance perfette, quelle bellissime Washington, le arance Washington che sono fra le migliori, buttate per terra a marcire che poi davano ai maiali, e manco ai maiali perché se ne mangiano manco gli maiali, e dovevano smaltirle come rifiuti, rifiuto tossico, certo. Perché c'è l'acido acetico, no, dentro. E quindi questo per dire che 10 anni fa, 15 anni fa, noi sapevamo esattamente che cosa avevamo pensato, di mandare lì con una serie di spedizioni a raccogliere, che avevamo parlato con i contadini e i contadini erano ben felici di darcelo perché risolvevamo, certo, un problema, a cogliere sull'albero tutte le arance che volevamo portare via, riuscivamo a portare via e distribuirle con le è quello buste. Che fanno poi abitualmente con una scusa e l'altra, sì, avere delle offerte per di beneficenza, esatto, e lo fanno tranquillamente nelle, esatto, piazze allora, italiane. Tutto questo, tutti questi elementi concorrono a quello che è la situazione attuale, alla situazione che, per cui i contadini sono dovuti andare in piazza a reclamare e altrettanto stanno cominciando a fare, fortunatamente, speriamo che prenda più piede, anche i cittadini consumatori. Perché? Perché questo porterebbe vantaggio al gioco, cioè metti fuori gioco la grande finanza internazionale, che è l'unico che lo sto dicendo da 20 anni, è l'unico sistema rivoluzionario che porterebbe immediatamente delle soluzioni non cruente, non violente, e porterebbe in pochi mesi, come diceva anche Adolf Hitler o anche altri, tipo per esempio chi è che l'ha detto? Anche Putin qualche giorno fa ha detto, sì, l'Italia, se volesse, io potrei condurla al benessere assoluto, alla terza, quinta posizione dell'economia mondiale, se soltanto ci avessi il modo di poter gestire questa soluzione. Ma non è lui un genio o Adolf Hitler un genio, è nella dinamica delle cose. Se la politica mette a disposizione e la finanza mette a disposizione dei cittadini finalmente il congruo numero e quantità di monete
rappresentanti il valore reale che c'è sul territorio, perché ricordiamocelo sempre, quello che conta è il territorio, è quindi il terreno, i terreni che producono, che fruttificano, quella è la ricchezza. E ovviamente poi a seguire l'industria alimentare, l'industria industriale, l'industria meccanica, elettrotecnica, elettronica e così via. Tutto dipende dal territorio, perché se io sono uno nei paesi subsahariani c'è poco da discutere, posso avere tutto il denaro che voglio, ma non c'è un cazzo da sfruttare, non c'è niente di niente. O meglio, si può anche fare, perché l'acqua c'è sotto. Vabbè, basta andare a cercare, fare però quello che non vogliono che la non è un cercare. Investimento a 6 mesi. Guarda a Doha, guarda gli Emirati Arabi, sono 20, 30, 40 anni che stanno, certo, lavorando con tutto il denaro che volevano, tutto il denaro del mondo, ma se non ci sono i tempi tecnici non produci un territorio produttivo, un territorio vivibile, no? Invece, certo, noi abbiamo tutto, quello che ci manca è il denaro. Quindi quando gli amici agricoltori vanno lì a tentare di trattare con quel testa di cazzo di Lollobrigida, è solo perché non sanno un cazzo di niente, non sanno che non devono trattare con il ministro dell'economia, ma devono trattare, o dell'agricoltura, devono trattare con il ministro delle finanze e dire riappropriati della possibilità di emissione monetaria in testa alla Banca d'Italia e la Banca d'Italia ovviamente privatizzata, controllata dai cittadini a rotazione e non a cazzo di cane come hanno fatto negli ultimi 40, 50, 70 anni, capito? Allora, perfetto. No, questo per dire che c'è questo sistema che è diciamo volutamente lasciato nel buio, sia questo qua specifico del denaro e sia anche delle modalità di operazione. Quindi gli interlocutori con cui devono parlare gli agricoltori deve essere il ministro delle finanze, che poi gestisce anche la capacità di spesa dei cittadini e la equipara a quella tedesca, per esempio, che hanno un cittadino medio guadagna attorno ai 30.000 euro, qua un cittadino medio guadagna attorno ai 20.000, cioè significa il 50% di meno. Quindi non può spendere quando ci sono tutti i negozi pieni di roba che quanta uno ne vuole. Quindi questo è il discorso. Io questo l'ho detto pure a quel cretino, sarà pure per bene per carità, però non ha capito un cazzo di niente manco lui, perché sennò starebbe lì. Danilo Galvani, con cui siamo andati a cena un paio di volte, te lo ricordi Danilo? No, Galvani? Non me lo ricordo. Ti ricordi a Pontinia? Siamo andati a Pontinia. Ah, sì, a Pontinia. Capita, sì, vicino a casa mia. Sì, 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 va bene. A casa dove sono nato, no? Sì, sì, sì. Danilo Galvani, abbiamo visto tante volte. Sì, sì, va bene, dai, dai. A Danilo Galvani, che cazzo sta a fare lì a cercare di parlare con Lollobrigida o con un non Lollobrigida, un altro che non si sa chi cazzo è? Andasse a parlare col ministro delle finanze. O a Bruxelles, vai a parlare a Bruxelles e dici, oh, ma non a Bruxelles, al Parlamento Europeo, alla Banca Centrale Europea, a buttargli una bella bomba di dentro. Lì è l'unica cosa da fare. Capito? Comincia a fare come Felice Orsini, basta, via. Fuori un altro. Sì. Ecco, questo è il discorso. O a Coso, quello che ha fatto l'attentato a Amedeo I. Il padre di Vittorio Emanuele Orlando. Ah no, quello no. A Umberto Primo, ecco, non mi viene. Bresci. Il buon Bresci. Esatto, Bresci. Arnaldo Bresci. Ecco, bravo. Arnaldo Bresci era uno con due palle così. Si è fatto le carcere? No, l'hanno ammazzato subito. No, non si è fatto 6 anni, mi pare. L'hanno ammazzato in carcere. Stava per sposarsi, cioè aveva una che gli scriveva in carcere, ti ricordi? Vabbè, lui è stato tenuto in carcere pochissimo e siccome gli menavano in continuazione, è morto abbastonato. Sì, abbastonato, sì. Però a uno, ammazzo Umberto, ma ammazza me, va bene. Questo bisogna fare, cioè bisogna cominciare a reagire, mettendosi in gioco, anche solo andando a seccare il granello, a seccare il bersaglio, fin tanto che no, quel granello che va nell'ingranaggio che te lo blocca, oppure quello, cioè, a seccare il bersaglio o mettere un granello nell'ingranaggio. Tina Anselmi, grande donna,
era una che faceva le portalettere, faceva la postina per le brigate, le sì, brigate per i partigiani, partigiane, per le brigate partigiane. Ma lei aveva il carattere, quando è stata diventata ministro della sanità, quando è diventata ministra della sanità, è stata buona per un anno o due, ha cercato di capire come funzionavano le cose, ha visto come funzionavano i vari poggiolini, i meccanismi, vabbè, cosa, sì. E ha detto no, io sto gioco non c'è. Io che cosa ha fatto? Ha fatto la cosa più semplice, cioè ha detto mi fai l'elenco delle medicine analoghe che hanno lo stesso principio attivo, che hanno solo il nome diverso o il confezionamento. Dai suoi tecnici si è fatta dare questo elenco, c'erano non so se 1500, 2000, 3000, 5000 come oggi nomi diversi. Lei ha fatto dello stesso prodotto a 200 principi attivi e lo voleva mettere, ha cercato di proporlo in Consiglio dei Ministri. Quando immediatamente dopo, qualche giorno dopo, il ministro delle farmaceutiche ha capito come sarebbe stata così, l'hanno messo l'attentato. Gli attentati, ricordiamoci, tranne quello di Felice Orsini e Arnaldo Bresci, gli unici due di epoca moderna in Italia, gli altri sono tutti attentati politici, tutti attentati fatti dai politici o da quelli che raccontano della loro vicinanza e entratura nella politica. Sempre e soltanto quelli. Guarda per esempio anche il delitto Matteotti. Il delitto Matteotti è stato fatto da quelli che erano vicini a Mussolini, all'oscuro di Mussolini addirittura. E certo, perché andava contro le strategie politiche. No, ma perché erano amici, erano compaesani. Ma certo, ma andava contro le strategie politiche di Mussolini. Ma Mussolini doveva voleva uno Stato sociale inizialmente. Anche a lui, nessuno me lo impedisce di pensare, anche a lui l'avranno minacciato. Sicuramente. Lo hanno. Comunque voleva l'accordo col Partito Socialista. Voleva fare il governo col Partito Socialista. Certo, in quel momento lì, quel frangente lì, sì, era proprio quello il motivo. Certo. Vabbè, cari amici, con questo concludiamo le nostre ricordiamoci, l'interfaccia è sempre quella che devi andare a scegliere, non è una casuale, quindi quando gli agricoltori vogliono parlare con Lollo Brigida, che non so se è parente con Gino Lollo Brigida o meno. Sì, è nipote. Ah, è nipote, troia la zia, troio lui, non c'avevo ombra di dubbio. Allora lui deve andare, deve intanto sparire dalla circolazione perché come ministro è un cesso e come uomo pensa altrettanto, ma la cosa grave è che questi agricoltori non capiscono che non è lui l'interfaccia con cui devono comunicare, devono trattare, ma spero che prima o poi ci arrivino, mai desistere, mai disperare. Nella storia sappiamo che c'è sempre un momento in cui qualcuno capisce qualcosa. I contatti. Dopodiché, cari amici, ci rivediamo un'altra volta. Solo, sempre molto. In amicizia, amicizia. Sempre molto di rado, eh. Sì, laudetur priapus. Bene.